L'Associazione Amici della Terra, Lago d'Idro e Valle Sabbia e Lega Ambiente Lombardia, per risolvere il problema annoso dello sfruttamento abnorme del fiume Chiese del Lago d'Idro, hanno concepito una petizione che non ha precedenti per le caratteristiche e per la portata territoriale. Il Lago d'Idro è noto che è stato sfruttato dal 1917 al 1987 per 70 anni con prelievi abnormi delle sue acque fino a 7 metri verticali. Dopo anni di lotte da parte delle popolazioni lacustri, nel 2007 il Lago d'Idro è tornato ad avere una regolamentazione simile al naturale, 1,30 m. Il lago ha riconquistato la sua naturalità e si è rigenerato sotto tutti gli aspetti, anche quello della fauna ittica, l'avifauna che c'è attorno, sotto l'aspetto anche dell'impatto ambientale, sembra un altro lago da allora, e le popolazioni hanno ripreso fiducia. Il fiume Chiese non ci si accorge, oppure se uno non è attento o cura o segue la questione non si accorge, è sfruttato anch'esso in modo abnorme. Significa che per motivi di produzione idroelettrica le sue acque vengono utilizzate lungo l'asta del fiume da 18 piccole centraline di produzione idroelettrica. La petizione viene sottoposta ai 30 consigli comunali dell'asta del fiume Chiese, dal primo comune in Val di Daone all'ultimo comune a Canneto sull'Oglio. Chiediamo che i consigli comunali si pronuncino sui 5 punti scanditi, che significa salvare i livelli minimi vitali ovunque in ogni tratto del fiume, concepire e chiedere un ente gestore unico e paritario che salvaguardi il patrimonio ambientale ovunque e attui un bilancio idrico come prevede la direttiva europea quadro 2060, si vada verso una gestione oculata e che se ci sono dei sacrifici da compiere per motivi di siccità o quant'altro, si compiere in modo ponderato, in modo condiviso, tutti rappresentati pariteticamente, i comuni, a ognuno per quella che sarà la propria zona, il proprio comprensorio, attorno a un tavolo per un confronto rispettoso e sistematico.